Buongiorno a tutti. Oggi faremo uno spaghettino con le briciole di pane saporito, tonno e zucchine. Appunto, gli ingredienti: il tonno, zucchina, alici che serviranno, o acciughe che serviranno per insaporire il nostro pan grattato, olio extravergine d'oliva e in questo caso ho usato le linguine. Allora, andiamo a incominciare. Innanzitutto puliamo il nostro aglio e le nostre zucchine e le metteremo da parte. Nel frattempo prepareremo le nostre briciole saporite, che poi la padella si riuserà esattamente la stessa, così anche lo zucchino acquisterà sapore. Allora, prendiamo le nostre acciughe all'incirca 2-3, porzioniamole alla meglio e peggio con la forchetta, perché tanto si scioglieranno con il calore. Le mettiamo in padella con un filo d'olio. Si sono praticamente sciolte e adesso andiamo ad aggiungere il nostro pan grattato. Io l'ho fatto con le fette biscottate perché il pan grattato lo trovo un po' troppo fino, invece con le fette biscottate sbriciolate le trovo più croccantine, mi piacciono di più. Comunque devono prendere una sorta di colore come una tostatura e il nostro pan grattato è pronto. Facciamo rosolare l'aglio in padella, togliamo l'aglio una volta dorato e mettiamo le zucchine. Lasciamo cuocere all'incirca una decina di minuti con coperchio chiuso, ogni tanto giriamo. Mi raccomando, andiamo con moderazione con il sale perché le acciughe sono ben salate. Assaggiamo sempre. Nel frattempo mettiamo a bollire le linguine, che ci vogliono all'incirca 12 minuti. Li scoliamo belli al dente, mettiamo un mestolino di acqua di cottura e lasciamo mantecare con il tonno messo a crudo. Lasciamo tutto insaporire bene bene e aggiungiamo un paio di manciatine di pan grattato, non tutto perché il resto lo metteremo poi a impiattamento. Saltiamolo qualche secondo in padella in maniera che faccia la nostra cremina. Ecco fatto il nostro piatto pronto, impiattato, molto molto saporito e buono. Ve lo straconsiglio. Alla prossima video ricetta, buon appetito!